E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi video unboxing, sto un po' aggiornando quello che è la mia attrezzatura da campeggio, visto che ho notato che la borsa che mi porto dietro da campeggio è un po' pesantuccia, quindi vorrei alleggerire quello che è la borsa e sto andando a cercare dei prodotti appunto per poter partire un po' più leggero. Oggi vi propongo appunto uno di quei prodotti che ho trovato, il primo prodotto che ho trovato, ovvero un materassino. Quindi partiamo dalla premessa che io al momento sto andando in giro con questo sacchettone che contiene un materassino della Decathlon e comunque questo altro sacchetto che contiene sempre comprato da Decathlon. Diciamo la pompa, la pompettina per gonfiarlo. Comunque, i due sacchettoni già sono ben voluminosi, soprattutto quello per quanto riguarda il materasso, è molto voluminoso, anche se comunque devo dire comunque molto comodo, mi trovo benissimo, però è molto voluminoso e abbastanza pesante. Quindi ho cercato qualcosa per poter cercare di andare a alleggerire quello che è appunto il peso, alleggerire il peso del materassino e cercare di anche rimpicciolire magari il volume. Per questo, cercando un po' su Amazon, ho trovato questo, adesso vi faccio vedere. Arriva dentro questo sacchettino di plastica, c'è dentro questo materassino che ho già aperto. In più ci sono anche le istruzioni, il librettino piccolino di istruzioni che presenta anche la pagina in italiano. Quindi. E il materassino è questo, molto molto più leggero. Se vediamo anche il confronto, molto molto più piccolo. E comunque è semplice anche da gonfiare. Perché rispetto a questo materassino qua non ha bisogno della pompetta di un compressore. Sto qua comunque a gonfiarlo a mano è impensabile, quindi bisogna portarsi dietro un compressore, invece con questo è possibile anche gonfiarlo a mano. Infatti nel video, nel titolo del video c'è scritto materassino autogonfiante e adesso andremo a vedere come si fa a gonfiare questo materassino. Sì, quindi prima cosa da fare, andremo ad estrarre il nostro materassino dalla sua sacchettina, molto comunque piccolina, molto compatta. Andremo ad aprire il nostro materasso che presenta delle clip di chiusura. Quando vi arrivano sono chiuse, però come vedete qua ci sono delle clip, ok, che noi andremo ad aprire e questo facilita la fase di chiusura e di diciamo rimessaggio del materassino. Quindi andremo ad aprire il nostro materassino e a stenderlo per terra. Una volta che il nostro materassino, una volta che il nostro materassino è steso per terra, siamo pronti a gonfiarlo. Ok, ci sono due valvole. Non so se si vede bene, ma qua c'è una piccola protuberanza e qua ci sono due valvole. Una è per lo scarico dell'aria, ovvero quella più esterna, mentre quella più interna, se lasciata aperta, serve a far
entrare l'aria. Quindi noi lasceremo aperta questa valvola e andremo a premere questa protuberanza. E ti può fare un massaggio cardiaco, oppure si può fare anche benissimo se si vuole coi piedi, però se siete scomodi magari con le mani, e iniziate a comprimere questa protuberanza qua, appunto protuberanza qua, andremo a comprimerla e noterete che piano piano il materassino inizierà a gonfiarsi. Vi posso assicurare che non ci mette tanto, adesso vedrete. Vedete come già si sta gonfiando molto bene, è già quasi gonfio. Ok, direi che ci siamo. Ovviamente una volta che abbiamo completato il gonfiaggio andremo a chiudere la nostra valvola. E quindi potremo andare a testare la comodità. Ok, vedete? Io comunque sono alto 1,80 e ci sto, diciamo, completamente o quasi. No, anzi, ci sto per tutta la lunghezza. In più potete notare che questo materassino ha anche il cuscino incorporato, quindi ulteriore risparmio di spazio nel portarlo, quindi nello stivaggio, appunto. Avrete un materassino con pompa incorporata e già anche un cuscino, appunto, quindi potrete evitare anche di portarvi un cuscino, quindi un ulteriore spazio da occupare. Quindi ora andremo a ripiegare il nostro materassino, molto semplice questa operazione. Si va ad aprire la valvola più esterna e vedrete che il materassino andrà a sgonfiarsi. Poi ovviamente l'aria che rimane andrà a uscire lasciando aperto la valvola e andando a ripiegare il nostro materassino, che come vi ho detto molto molto ben studiato, c'ha queste clip che vanno a facilitarci quello che è la chiusura del materassino. Materassino che sicuramente non è diciamo un materasso queen size, ma comunque per chi non ha tante aspettative da un materasso, comunque è davvero un ottimo materasso anche a livello di comodità. Sicuramente è più comodo quello che vi ho fatto vedere prima, questo molto più grande della Decathlon, perché è molto più alto. Però comunque, se dobbiamo andare a recuperare spazio e peso, questi qua sono dei compromessi a mio avviso molto molto
validi anche a livello di prezzo, perché comunque ci aggiriamo attorno con questo materassino ai 25 euro. Quindi a livello di costo non è proibitivo e niente, quindi adesso andremo a ripiegare il nostro materassino. Vi ricordo che per ripiegare i materassini partite sempre dal fondo, ok? Quindi si andrà a ripiegare ancora un'altra volta così. Vi ricordo appunto di partire dal fondo, ovvero dalla parte dove non c'è la valvola, così che l'aria che resta dentro si vada piano piano che noi chiudiamo il cuscino, si vada il materassino si vada a scaricare. Eccolo qua. Quindi andremo a rimetterlo nel suo sacchettino. Vedete che comunque non è così complicato da ripiegare, visto che ha anche questo sistema di clip, secondo me molto molto comodo. Vedete che rientra molto agevolmente nel suo sacchettino. E niente ragazzi, questo è un piccolo upgrade che ho fatto per la mia attrezzatura da campeggio. Questo materassino ovviamente ve lo lascerò in link in descrizione se vi può interessare. Comunque secondo me è un prodotto abbastanza interessante, visto che comunque è piccolo, compatto, leggero, comunque anche abbastanza economico. E comunque come comodità devo dire è un po' più scomodo di questo, però comunque la sua comodità ce l'ha, non siete a dormire in terra e quindi comunque per gente che va in campeggio penso che sia l'ideale, soprattutto per chi viaggia in moto e deve viaggiare leggero. Quindi ragazzi, ancora una volta vi ringrazio di aver seguito questo video. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale, lasciare un like in modo che il canale possa crescere. E ancora grazie e ciao ciao!